Si intitola Felice Carena, vivere nella pittura, la mostra che fino al 16 febbraio sarà in allestimento a Palazzo Medici Riccardi, a 100 anni esatti dall'arrivo del pittore torinese, uno dei più prolifici e influenti della prima metà del Novecento italiano, a Firenze. In quel lontano 1924 Carena forse non immaginava che qui avrebbe vissuto gli anni più intensi della sua vita artistica e personale. Giunto per svolgere il ruolo di docente all'Accademia di Belle Arti, rimase infatti a Firenze fino al 1945. Due decadi nel corso delle quali raccolse alcuni dei suoi maggiori riconoscimenti: la personale alla Biennale di Venezia del 1926, il premio Carnegie di Pittsburgh nel 1929, la nomina ad Accademico d'Italia e a presidente proprio dell'Accademia di Belle Arti di Firenze nel 1933, infine il riconoscimento del Gran Premio della Pittura alla Biennale di Venezia con una nuova personale nel 1940. Sono questi inoltre gli anni in cui dipinge i suoi capolavori, tra cui Susanna esattamente del 1924 e il monumentale La Scuola del 1928, ovvero due dei fiori all'occhiello anche della mostra di Palazzo Medici Riccardi, nata da un'idea della pronipote del pittore Magda Grifò, in collaborazione con la città metropolitana di Firenze e Muse, e curata da Elena Pontigia e Luigi Cavallo, mostra che si pone in collegamento con la concomitante esposizione Felice Carena, pittore e maestro all'Accademia di Belle Arti di Firenze, in allestimento fino al 21 novembre, proprio all'Accademia delle Belle Arti. Effettivamente la vita di Felice Carena è stata una vita nella pittura. La pittura è intesa come linguaggio, come ricerca, come dimensione di profondità verso la vita. È questo il filo conduttore di una mostra che intende restituire il doveroso omaggio a un grande pittore e a un grande maestro del Novecento italiano, e lo fa grazie alla curatela di due esimi studiosi, Luigi Cavallo ed Elena Pontigia, e lo fa in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti, che parimenti celebra un tributo al suo prima docente e poi presidente. In un anno particolare, nel 1924 Felice Carena si trasferiva a Firenze, nel 2024 lo ricordiamo.